Bentornato nel corso introduttivo al Teen Whistle. In questa lezione parliamo delle note che possiamo suonare con questo flauto. Come abbiamo visto nella lezione precedente, il Teen Whistle lo possiamo comprare in diverse tonalità e quella più diffusa è la tonalità di Re maggiore. In questa lezione vediamo che cosa significa e vediamo anche come si suonano tutte le note di questa tonalità sul flauto. Se ancora non sei iscritto a questo canale YouTube, è arrivato il momento di farlo. Premi perciò sul pulsante iscriviti e attiva anche la campanella per rimanere sempre aggiornato, la campanellina delle notifiche. Poi ti invito a visitare il mio sito lezionidiflauto.it, dove oltre a trovare tutti i miei corsi, i miei metodi per imparare a suonare, per imparare la musica, troverai tantissimi articoli, non solo sul Teen Whistle, ma anche sul flauto dolce, sul flauto traverso. C'è la sezione del flauto di Pan, altri flauti e anche la nuovissima sezione dedicata all'ocarina. Il Teen Whistle l'abbiamo detto che si compra soprattutto in Re, ma possiamo comprarlo in tante tonalità. Quello che è importante è che questo strumento nasce per essere suonato in maniera diatonica. Che cosa significa? Significa che se lo compriamo in Re ci permetterà di suonare in maniera semplice, con una diteggiatura molto standard, le note, tutte le note della scala di Re maggiore. Se compriamo un Teen Whistle in Mi, suoneremo facilmente le note della scala di Mi maggiore. La scala maggiore si chiama anche scala diatonica, quindi queste sono le note della scala di Re maggiore. Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re. La scala di Re maggiore contiene due note alterate, il Fa diesis e il Do diesis. A differenza del flauto dolce, dove noi dobbiamo suonare le note alterate con delle particolari diteggiature, qui lo facciamo facilmente, semplicemente sollevando un dito alla volta. Otteniamo già tutte le note appunto della scala maggiore. Il fatto che il Teen Whistle sia nato per essere suonato in maniera diatonica comunque non ci preclude di suonare le note alterate con una certa tecnica che si chiama bending, che vedremo in un'altra lezione, e se impariamo a eseguire questa tecnica possiamo ottenere praticamente tutte le 12 note della scala cromatica, quindi Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, La diesis, Si, e quindi tutte le note che utilizziamo per comporre la musica moderna occidentale. A quel punto il Teen Whistle diventa uno strumento cromatico come il flauto dolce o come il flauto traverso o altri flauti. Attenzione, però richiede di apprendere questa tecnica che si chiama bending delle note. Utilizzando comunque le note standard, quindi le note della scala maggiore, della tonalità in cui compriamo il Teen Whistle, possiamo suonare tutte quelle belle canzoncine che hanno appunto il sapore maggiore, e poi applicando il bending già solo su una o due note possiamo suonare in diverse tonalità. Anche con le note naturali, quelle semplici, diciamo così, possiamo suonare in diverse tonalità, utilizzando per esempio le scale pentatoniche, possiamo ampliare quelli che sono gli orizzonti e le cose che possiamo eseguire con questo flauto da un penny. Adesso vediamo la diteggiatura base, quindi Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, in pratica apriamo tutti i fori, e poi per il Re più alto abbiamo due opzioni, o così, quindi apriamo solo il foro superiore, oppure la stessa diteggiatura del Re basso, ma suoniamo soffiando più aria. Una bella caratteristica del Teen Whistle, che in un certo senso lo rende più semplice rispetto al flauto dolce, è che possiamo suonare le note della prima ottava e della seconda ottava con la stessa diteggiatura, ma semplicemente soffiando più forte. Per quanto riguarda l'estensione del Teen Whistle, abbiamo due ottave piene, quindi questo che è in Re avrà le note Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re, poi sempre con la stessa diteggiatura e soffiando più forte ancora Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis e Re. Quindi due ottave
di re maggiore in questo caso. Il motivo appunto per cui è più facile da suonare quello in re, se conosciamo il flauto dolce, è che la diteggiatura per suonare il re è la stessa. Quindi chiudiamo tutti i fori con l'anulare qua in fondo. Questo è lo stesso modo in cui suoniamo il re sul flauto dolce. Chiaramente qui chiudiamo anche dietro col pollice il foro del portavoce, però vedi? Qui abbiamo il fa diesis, quindi suona un po' diverso, però il fatto che partiamo così per il re ci avvantaggia perché è lo stesso modo che utilizziamo sul flauto dolce. Bene, in questa lezione abbiamo visto quali sono le note che possiamo suonare con il tin whistle, quelle base, e abbiamo anche intuito che con una certa tecnica possiamo suonarle praticamente tutte 12 e farlo diventare uno strumento cromatico. Nella prossima lezione cominceremo a vedere proprio come suonare questo strumento. Ci vediamo presto!